Santo. Amen. Anche se la lingua è diversa, anche i gesti, però la sostanza, lo spirito, l'anima è la stessa. Oggi abbiamo il piacere di pregare insieme a voi in questa bella chiesa dedicata a un grande santo, San Lorenzo. Questo periodo per la Chiesa armena è un periodo molto speciale perché è il periodo natalizio. Oggi noi festeggiamo in realtà, secondo il nostro calendario, una domenica che è dedicata alla preparazione di una grande festa sentita molto presso gli armeni, che è San Sergio, lo stratega, quel grande militare e santo martire che praticamente ha dato la sua vita insieme ai suoi per rimanere fedele alla parola, richiamando la nostra attenzione su che cosa significhi per noi la parola. Se vogliamo avere qualche memoria di questo nostro incontro con la Chiesa armena, possiamo sintetizzare: è una fede basata sulla parola. Gli armeni, come prima nazione cristiana al mondo, abbracciando la fede in Cristo, hanno trovato in questa fede, soprattutto nella parola, la loro vera identità. A tal punto che ormai per noi essere cristiani non è una cosa senza una forma, ma addirittura della nostra anima. Nel V secolo, in un contesto bellico, per difendere la nostra religione, i capi spirituali della nazione armena vengono catturati e martirizzati. A un certo punto c'è una proposta abbastanza seducente: se voi rinnegate Cristo, potete non solo avere in salvo la vostra vita, ma addirittura ogni onore. Siamo nell'anno 453, lo storico Eliseo dice: queste persone non rinnegarono Cristo, ma replicarono dicendo: se noi fossimo immortali, avremmo di buon grado rinunciato all'immortalità per manifestare in un solo atto l'assolutezza del nostro amore verso Cristo. Non hanno detto che vogliamo vivere eternamente, hanno detto che è talmente assoluto questo vissuto che noi di buon grado avremmo rinunciato anche all'immortalità. Noi valiamo quanto vale la nostra parola. Una parola bella, a tal punto che la parola più bella qual è che abbiamo sentito oggi? Che diventerete pescatori di uomini. Ma un pescatore non è che cerca la rete per caso. Deve cacciare in un modo, analizzando i dettagli, il pesce, il tipo di pesce che deve entrare nella rete. Cioè noi dobbiamo capire come valorizzare fin nei minimi dettagli ogni e singola persona. Questo è racchiuso nella nostra vocazione. È una cosa bellissima il nome di Gesù, da dove proviene. Allora l'angelo di Dio
dice: io sono Gabriele. Cioè, dare il proprio nome non solo a quanto dice Zaccaria, ma la concessione della grazia più grande, che è la parola, non sarà rinnovata per un tempo. Peccato che in questa chiesa, dal punto di vista architettonico, non ci sia la tenda, da dove c'è la tenda, che a tratti, sia nella liturgia, ma anche durante la Quaresima, viene chiusa per far capire che niente nella nostra vita può essere il frutto di una pretesa, ma sempre di una concessione. E la concessione su cui noi siamo creati, salvati, amanti, è la parola. In armeno, e nel mondo armeno, ci sono tre momenti per quanto riguarda il sacramento del matrimonio. Il primo momento, la prima tappa, quando due persone hanno dei sentimenti, ma nel labirinto del loro proprio cuore, anima, ancora non sanno esattamente la natura di questo sentimento, pian piano portano fuori. Allora capiscono essi stessi che qualcosa di concesso in loro sta crescendo. In almeno, allora arriva la prima fase del prefidanzamento. Si chiama Hoska, cioè ponte, legame di parola. Cioè si danno la parola, ma non la propria parola, una parola che scorre dal proprio cuore, ma non proviene da te. È una scoperta talmente meravigliosa che tu stesso rimani in estasi. La seconda fase di questo amore, di questo cammino, maturazione, noi diciamo, cioè dare un segno. Si scambiano dei segni. E in armeno, Neshamu, per antonomasia, è la Santa Croce. Addirittura è un nome proprio maschile, come c'è in greco Stavros, ma per croce. In armeno abbiamo sia la C, che è l'equivalente di Stavros, cioè croce, ma anche il segno, semplicemente, equivalente anche di miracolo. È un nome proprio, perché ogni segno è esso stesso un miracolo. Quando due persone si amano, i gesti sono fondamentali e li capiscono in profondità soltanto loro, nella loro intimità. E si arriva così al momento del matrimonio, che si chiama Bsagatutun, Bsag è incoronazione, cioè è l'incoronazione di un processo, ma tutto inizia dalla parola. Allora, concludendo la nostra riflessione di oggi, è molto bello, perché dire che la vita consiste in un'avventura molto speciale basata sulla parola, magari sulle nostre tombe, in attesa della risurrezione, venisse scritta questa parola magica: qui giace una persona che credette nel cambiamento. Gli errori più gravi della vita non sono i peccati che commettiamo, gli sbagli, ma quello più problematico per la salvezza eterna e anche durante la nostra vita è la reformabilità. Quello che noi abbiamo sentito che praticava Giovanni Battista, ma anche Gesù: convertitevi. La metanoia, la conversione, è questa docilità di ascoltare. E ascoltare non vuol dire rimanere in silenzio, avere l'interesse del sempre oltre. Cioè, se noi non siamo aperti a guardare sempre l'orizzonte, nella disponibilità di cambiare e in meglio, la nostra vita non cambia. Noi diventiamo atrofizzati
istituzionalizzati, duri. Quella lacrima che potrebbe proprio frantumare questa roccia si chiama penitenza, cioè conversione. Allora, concludo questa nostra riflessione, tipicamente da Armeno, dicendo: è bene che io ammutolisca e non parli più, e dia le ali alla parola attraverso il metalinguaggio, per esempio il canto. Quando noi spingiamo al limite le nostre riflessioni, le nostre parole, sia in senso positivo che negativo, ormai le parole non sono più adatte. Per esempio una lacrima. Una lacrima contiene l'universo, non solo di tristezza, ma anche di gioia. Oppure il canto. Sentirete e sentite adesso già i canti a me, come anche l'incenso, che proviene dal paese in Armenia storica, Mo, che era il regno dei Romani. Questi che arrivano seguendo una stella concessa ma mai pretesa, perché loro obbediscono con docilità ai segnali, cercando di inseguirli ma mai di realizzarli. E addirittura si affidano a una luce che brilla, non sempre, spesso scompare, ma sopra le nuvole ci sono sempre quelle stelle che ci guidano. Allora affidiamoci a questi angeli che si trovano anche tra di noi in prima fila, perché ciascuno di noi, soprattutto i bambini, hanno i loro angeli custodi. Un grande santo che è stato regalato da Papa Francesco nel 2015 all'umanità, alla Chiesa Generale Universale, è un santo armeno, San Gregorio di Narene, è stato proclamato dottore della Chiesa Universale. E lui dice: non rattristiamo mai i nostri angeli, perché quando saremo accompagnati al cospetto dell'Onnipotente, sono loro che intercedono per noi. E lui fa eccezione anche tra i padri, perché non attribuisce nel commento del fico stelle che non dà frutto a Gesù, addirittura all'angelo custode, e dice: l'angelo custode, guardando il nostro passato, il primo anno che è passato, si accorge che noi non siamo cambiati in meglio. Il momento presente quest'anno ci sta già stringendo di mano e ancora non siamo cambiati. Speriamo che il futuro che verrà, cioè le tre dimensioni della temporalità, speriamo che gli angeli riescano a intercedere e a fare breccia nei nostri cuori, perché altrimenti il tempo per me sarà finito, non in sé. Amen.